Io sono stato collega all'Università di Catania di Mauro negli anni tra il 69 e il 73. Dopo ci siamo sempre seguiti e poi ci siamo incontrati a Pisa, dove lui era alla scuola normale, io sono arrivato per insegnare epigrafia latina all'inizio degli anni 90. Ciò è un incontro che collega al momento iniziale e poi questi ultimi 25 anni. E ringrazio Massimo Frasca e Antonio Tempio, miei amici e colleghi, per avermi invitato qui oggi, cioè a questo ricordo. Questo ricordo di Mauro Corsaro vuole essere un atto di rispetto e di affetto per un personaggio eccezionale e dal punto di vista umano e da quello intellettuale che dopo aver condotto gli studi liceali e universitari a Catania, da quando è arrivato come perfezionando alla scuola normale nell'ottobre del 75, ha sempre vissuto a Pisa pur avendo insegnato negli ultimi 20 anni prima nell'Università di Genova e poi qui a Catania. È passato poco più di un anno dalla sua morte, così repentina che quasi sembra non ci sia stata. Nei mesi passati, percorrendo i lungarni o attraversando la Piazza dei Miracoli, ho continuato a dialogare mentalmente con Mauro, come se fosse stato trattenuto a Catania da impegni più gravosi del solito. Ma quando, sempre più di frequente, mi rendo conto che non c'è più, che è partito per sempre, quando il sentimento dell'assenza comincia a pesare con forza, allora vado in cerca degli amici comuni per parlare di lui, per provare a immaginare cosa avrebbe detto o fatto in questa o quella circostanza. Questo è un esercizio estremamente significativo ed intenso, per ricostruire la sua personalità, tanto semplice all'apparenza e tanto complessa e intricata in profondità. Quanto si dirà qui non vuole perciò essere niente di definitivo, vuole solo contribuire a un dialogo che continui a farlo essere presente tra di noi e a mantenere viva la sua figura, evocata sia da Antonio sia da Mario, evitando quei processi di imbalsamazione accademica che il trascorrere del tempo rende spesso inevitabili. L'amicizia costituiva per Mauro un bene di valore inestimabile. Per lui essa era fondata sulla stima intellettuale e prescindeva da una scelta politica vicina alla sua, decisamente di sinistra. Aveva infatti anche amici di destra ed è molto interessante anche questo aspetto. In una tale prospettiva di grande apertura e disponibilità era possibile però che Mauro alla sera ti strapazzasse come lacchè dell'imperialismo americano o come fanatico di Pinochet, i pisani sanno a chi mi riferisco, salvo poi al mattino dopo comportarsi come se niente fosse successo. Per il malcapitato all'inizio non era facile raccapezzarsi. Ma con il tempo si capiva che l'irruenza di Mauro era dettata da una profonda passione politica e civile. In un mondo dominato dall'apparenza, gli scatti e le ire di Mauro apparivano anzi salutari, ti facevano uscire dalla routine che porta ad accettare, soprattutto accademica, che porta ad accettare tutto e tutti, anche a patto di grandi compromessi. Mauro ti spingeva sempre a ricordare l'esistenza dei principi e degli ideali. Con gli amici pisani, e in particolare con Roberto Bizzocchi, che ci tengo a dire è l'autore di questa foto, che è apparsa anche ieri sul quotidiano La Sicilia, cioè e che ci presenta Mauro di fronte al mare greco, con in mano, era felicissimo perché era riuscito a trovare dei giornali italiani senza i quali non riusciva a vivere, allora Bizzocchi lo ha immortalato, cioè, ed è veramente diciamo, significativo che noi vediamo la pubblicità, non vediamo la prima pagina, ma lui, cioè, quasi scherzando, gli mostrò la pubblicità a Bizzocchi, cioè, l'ho conquistato io il giornale e me lo guardo io. No, dicevo, con gli amici pisani e in particolare con Roberto Bizzocchi e le rispettive mogli, Maria Teresa e Grazia, Mauro ha condiviso non pochi viaggi estivi nei paesi del Mediterraneo. Sono divenute mitiche alcune sue battute, come quella pronunziata in un caldo pomeriggio d'estate dinanzi alle mura ciclopiche di Tirinto,
che è indicativa anche della sua visione dell'archeologia. Mauro dichiarò categoricamente che non aveva la benché minima intenzione di andare avanti a contemplare quattro sassi sotto un sole cocente. Ma io qui vorrei ricordare soprattutto il suo primo viaggio in Asia Minore. Non usava quasi mai il termine Turchia, anche per il paese moderno, cioè era sempre Asia Minore, vado in Asia Minore. Cioè, agli inizi, questo viaggio avvenne agli inizi degli anni Ottanta. Nel viaggio, compiuto con alcuni vecchi compagni di università, e io qui vorrei soprattutto ricordare Daniele Scalia, che non mi pare di avere mai sentito finora, il cui nome non mi pare, e che è stato un grandissimo amico sia mio sia di Mauro, e soprattutto insieme a Turi Scalia, quando si andava a piazza a Mascalucia, nella famosa piazza delle assurdità, cioè dove che era delegata appunto alla manifestazione dei pensieri più assurdi, no? Cioè, perciò c'era anche questo aspetto postmoderno in Corsaro che dobbiamo tenere presente. E dicevo, in questo viaggio che abbiamo fatto con Daniele Scalia all'inizio degli anni Ottanta, egli, Mauro, vide materializzarsi, questo è stato veramente un atto bellissimo, per la prima volta quelle iscrizioni ellenistiche alle quali assegnava un valore senza pari tra le testimonianze giunteci dall'antichità, non iscrizioni di 10 righe, ma quelle di centinaia di righe, perché se un'iscrizione ha meno di 200 righe, che te ne fai, no? Cioè, nel 1982, allora, tra le rovine di Xanthos in Licia, dove per sovrappiù c'erano anche iscrizioni nella lingua locale licia, appariva Mauro estasiato, e non è stato facile fargli capire dopo il tramonto che bisognava muoversi se volevamo trovare una camera per dormire ad Antifello, l'attuale cache. La ragione comunque principale di questo ricordo odierno è che Mauro può essere proposto a studenti e giovani studiosi come un modello di storico con cui confrontarsi in un'epoca di tecnicismo e specialismo esasperato come la nostra. Alcuni suoi lavori sono da leggere per trarne ispirazione intellettuale e per lo stile della scrittura. Singolare risulta la sua capacità di fare coesistere nella stessa pagina storia politica, storia sociale, storia economica, storia culturale. Una capacità che dopo grandi esempi novecenteschi come quello di Rosario Romeo è ormai quasi scomparsa nel nostro paese. L'opera di Mauro appare caratterizzata da una radicale esigenza di rigore e dal rifiuto di ogni sciatteria. Egli evita sempre le semplificazioni e ogni sua affermazione è documentata tramite riferimenti ai testi letterari e alle iscrizioni, ma allo stesso tempo non cede mai allo spirito controversistico, non perde tempo in inutili discussioni e sviluppa uno stile espositivo denso di cose, di idee, che trova pochissimi confronti tra gli storici antichi, diciamo gli storici di oggi. Corsaro, anche se tratta delle clausole di vendita di un terreno, non rinunzia alla cura della scrittura. Ha un periodare ampio, oserei dire classico, ma su ciò si tornerà in seguito, che invita alla lettura e rende con estrema chiarezza il suo pensiero. Odia le frasi fatte, le strade troppo battute, e non teme di opporsi ad alcuna autorità, come diceva anche Mario. Egli vuole esporre il suo pensiero su un argomento prevalentemente di ordine politico e istituzionale, proponendo una soluzione originale. A fronte della prassi diffusa tra gli storici antichi di soffermarsi su un'iscrizione inzeppando il testo di estenuanti deduzioni e controdeduzioni, Corsaro non ha come scopo quello di risolvere una aporia, di cambiare una data, di retrodatare una carica, ma quello di inserire le sue iscrizioni nel loro contesto storico, di renderle utili per la ricostruzione storica. E soprattutto guarda gli oggetti della sua indagine con una prospettiva ampia, che sa bene che nello studio del mondo antico non si possono erigere barriere tra l'epoca greca e l'epoca romana, e che bisogna avere presenti anche le epoche successive. Anzi, sulla scia di storici come Marc Bloch e Santo Mazzarino, Corsaro ha considerato la comparazione come fondamentale per il suo lavoro di storico. Nella definizione delle forme politiche e del possesso fondiario del mondo ellenistico,
il feudalesimo è stato un suo asse di riferimento primario. Piccolo capolavoro può essere ritenuto il suo secondo articolo, in cui, nell'interpretazione di uno dei decreti di Entella, una serie di testi epigrafici, come ha già detto Mario, del piccolo centro siciliano, pubblicati per la prima volta nel 1980, lui, storico greco, mostra una approfondita conoscenza dell'organizzazione dello Stato romano repubblicano. Tale conoscenza gli consente di interpretare il Tiberius Claudius Gaius Ios Antiatas Epipeletas Tacteis Stampolin come un prefectus inviato ad Entella intorno alla metà del III secolo avanti Cristo, un prefectus inviato da uno dei consoli impegnati in Sicilia nella prima guerra punica. Lui fa questo anche contro l'opinione del primo editore dei decreti, Giuseppe Necci, che pensava un mercenario campano attivo nell'isola circa 50-60 anni prima. E questo è indicativo della sua libertà assoluta di pensiero. La monografia, ecco questo. Mauro non ha mai scritto una monografia, ma questo non significa nulla. Cioè, perché la monografia, anche e soprattutto contraddicendo alle norme ministeriali per le valutazioni nei concorsi universitari, non può e non deve essere ipostatizzata come forma principale di manifestazione del sapere storico. Cioè, il caso di Mauro è indicativo. 50 pagine di un suo articolo valgono quanto una monografia di 300 pagine. E a questo proposito voglio ricordare quella che è stata, quella che era sempre il suo giudizio di fronte, diciamo, al 85% delle monografie di storia antica che apparivano in Italia, cioè che era quello che non sono altro che una minestra riscaldata. Esatto, era una minestra riscaldata. E poi c'era soprattutto questa sua preoccupazione per la salvaguardia del patrimonio forestale dell'umanità, perché dice hanno distrutto, cioè, centinaia di alberi, cioè, esattamente, dice, cioè, ecco, questo per dire, cioè, Mauro è un grande esempio da questo punto di vista, cioè della scelta di una sua strada del tutto personale, che penso anche alcuni di noi condividono, cioè verso una produzione differenziata e non fiondata a fini concorsuali esclusivamente sulla produzione di monografie. Comunque Corsaro non è stato soltanto uno studioso rigoroso e originale, ma anche un professore appassionato. Non ha mai considerato l'insegnamento un peso come tanti, quando dice "ah, che disgrazia andare a fare la lezione", e neanche solo un dovere, e mi pare di non sbagliare se dico che per lui è stata una missione e un piacere. Quando sento oggi sempre più ripetere da alcuni colleghi, anche giovani, che l'insegnamento blocca la ricerca e che non è possibile insegnare al triennio perché il livello degli studenti è troppo bassi, mi balza innanzi, come i cipressi di San Guido, la figura di Mauro, che non ha mai rinunziato a fare una lezione anche alle scuole elementari e che a 60 anni da Catania si spostava a Siracusa per insegnare storia greca a studenti di beni culturali che non sapevano né il greco né il latino. Ma puoi avere degli ottimi successi. Per lui insegnare era trasmettere un sapere e non una tecnica. Le sue lezioni partivano sempre da un testo, da Eschilo, da Erodoto, da Diodoro, o da una iscrizione, e attraverso la sua lettura, attraverso sapienti approfondimenti o allargamenti di campo, Mauro sapeva condurre i suoi ascoltatori alla comprensione del mondo antico e delle sue differenze da quello moderno. Per tale motivo, per tale sua capacità di trasmettere non nozioni, ma ripeto un sapere, i suoi studenti catanesi gli sono rimasti legatissimi. L'avete detto tutti, come mostra da un lato quanto in numeri incredibilmente alti hanno scritto sui social networks dopo la sua morte, o dall'altro la richiesta che è venuta da loro di intitolargli un'aula in segno di onore, cosa che mi sembra sacrosanta. Corsaro vedeva giustamente negli studenti, tutti, degli interlocutori privilegiati. Si informava dei loro interessi al di fuori dello studio, voleva sapere delle loro letture. Egli incarnava così un ideale oggi
quasi scomparso, l'insegnamento socratico. Socrate che girava per Atene e parlava con tutti, infatti, Corsaro ha fatto di Catania una grande aula di insegnamento, a partire dagli enormi corridoi del monastero per finire alla via Etnea che percorreva per prendere l'autobus e rientrare a Mascalucia, il suo paese di origine. Mauro si fermava alle edicole, alle bancarelle dei libri a scambiare idee e impressioni, a volte anche con degli sconosciuti che rimanevano sempre colpiti dal suo sapere. E se poi incontrava gruppi di studenti era una festa. Quello era il modo, tramite citazioni appropriate, tramite confronti con il mondo moderno, di attrarli allo studio dell'antichità. Mauro era estremamente popolare, nel senso più alto del termine, e questo deve avergli dato non poca soddisfazione. Scrivere un volume ponderoso, tra parentesi, è polveroso, è sì importante. Riuscire a trasmettere ai propri studenti le chiavi per la conoscenza del mondo antico e in ragione di ciò esserne amato lo è ancora di più. Un'affermazione questa che non ritengo per nulla patetica e penso che debba essere meditata da molti colleghi. Come Minerva nacque armata dalla testa di Giove, così Corsaro si presentò armato di tutto punto al mondo della ricerca e degli studi. Egli è stato infatti, tra le persone che io conosco, il frutto migliore, il rappresentante migliore di ciò che ha potuto e può ancora produrre, io ripeto può ancora, perché se ne vedono, i frutti, può ancora produrre il liceo classico italiano, specie in una grande città del sud. A prescindere da una conoscenza profonda del latino e del greco, maturata attraverso l'insegnamento di due mitici docenti del liceo Cutelli di Catania, il professor Gioacchino Biondi e il professor Santo Di Rosa, Corsaro, uscito dalla scuola nel 1969, aveva un quadro completo di quello che ancora suole definirsi il sapere umanistico, eppure di quello scientifico, fatto questo che alla scuola normale gli ha sempre consentito di avere rapporti di intensa comunicazione culturale con allievi e perfezionanti della classe di scienze. A questo che potrebbe apparire un sapere statico e scolastico, Corsaro ha unito fin da ragazzo una grande attenzione per le dinamiche politiche, economiche e sociali del mondo contemporaneo. Negli anni 60 e nei primi 70 non c'era internet naturalmente per seguire gli avvenimenti, al massimo c'erano due canali Rai. Ma Mauro aveva un'arma segreta. E qual era l'arma segreta, Vito? Era l'edicola, appunto, sotto casa vostra. Cioè, dove trascorreva, cioè Mauro dai 16 anni in poi trascorreva in edicola, come al mattino alla scuola, tra le 9 e le 10 e mezzo, tutti i giornali. E questa era l'edicola sotto casa sua, dove trascorreva qualche ora al giorno spulciando giornali e settimanali. In primis l'Unità, con i corsivi di Fortebraccio. Poi La Stampa, con i fondi dell'ingegnere, che era naturalmente Alberto Ronchey nella definizione dello stesso Fortebraccio, e poi ancora il Corriere e l'Espresso, con le sue pagine ancora al lenzuolo, e gli articoli di critica letteraria che lui ammirava molto, di Paolo Milano, che lo introdussero alla lettura del Gran Sertao di João Guimarães Rosa, un'opera che lui amava moltissimo e che riteneva omerica. Tramite la frequentazione quotidiana dei giornali, Mauro si creò molto precocemente, rispetto ai tempi, una visione generale della storia e dell'economia mondiale. Negli ultimi anni del dominio coloniale portoghese aveva chiarissima la situazione non solo di Angola e Mozambico, ma anche di Timor e della Guinea-Bissau, dove il leader comunista, cattolico comunista, Amilcar Cabral, conduceva la rivolta. Conosceva alla perfezione le dinamiche dell'uso del carbone e del petrolio nei paesi comunisti dell'Europa orientale, dinamiche sulle quali era in grado di produrre sorprendenti riflessioni di carattere politico e sociale. Era anche un accurato esegeta degli interventi di Mikhail Suslov, dietro le cui sottigliezze intravedeva le future mosse dell'impero sovietico. Ma ciò in cui Mauro era imbattibile era la geografia elettorale italiana.
Appena si nominava una città, era in grado di dirti, no, Turi, le percentuali di tutti i partiti. Era un piacere seguirlo, cioè sapere se il Partito Repubblicano a Ravenna aveva preso il 4,5 o il 5,1. E non si tirava mai indietro, anche quando qualcuno, maliziosamente, gli chiedeva lumi sui risultati delle elezioni per il Senato e la Camera a Lucca. La roccaforte democristiana, la macchia bianca nella rossa toscana. Cioè lui, cioè, faceva finta di nulla, cioè mostrava la sua, diciamo, il suo aplomb, cioè anche dando i dati di Lucca. Negli anni dell'università e in quelli immediatamente successivi, Corsaro era dunque un giovane di grandi e solide conoscenze, per nulla provinciale, con le sue passioni letterarie per Omero ed Eschilo, per Tolstoi e Jomaraj Rosa, attento a quanto accadeva nel mondo, con un pensiero politico ben definito, militante, come si diceva una volta, nel Partito Comunista Italiano. Questa appartenenza rese però non facile la presenza di Mauro in termini politici all'interno della Facoltà di Lettere e Filosofia Catanese, dominata dopo il 68 dai movimenti e dai partiti extraparlamentari di sinistra. Non gli erano per nulla congeniali figure come Giampiero Mughini e Francesco Merlo, che allora, l'uno da recente dottore e l'altro da studente in filosofia della facoltà, con il radicalismo snobistico che oggi su sponde ben più moderate e continua a contraddistinguerli, allora si muovevano tra Parigi e Londra pensando di servire la causa del cambiamento, della trasformazione, della rivoluzione. E ancor più, Mauro, di che cosa si cruciava allora? Del fatto che la classe operaia nelle aule universitarie fosse ridotta a un puro flatus vocis, che nessuno fosse in grado di apprezzarne le esigenze e le aspettative. Corsaro non era un grandissimo frequentatore di lezioni, aveva un giudizio molto preciso sul valore dei professori e dunque sceglieva. A limitarlo c'era anche quel maledettissimo autobus che alle 2 doveva riportarlo a Mascalucia. Ricordo bene che, pur avendo frequentato le lezioni di Carlo Muscetta per letteratura italiana, di Gastone Manacorta per storia contemporanea, di Giuseppe Giarrizzo per storia moderna, si indirizzò con istinto sicuro verso la storia antica, forse ancora memore del suo docente di ginnasio Rostov Zeffiano. A Catania, fino al 1963, cioè fino a qualche anno prima che Corsaro si iscrivesse all'università, aveva insegnato storia greca e romana a Santo Mazzarino e il suo spirito aleggiava ancora nelle stanze e nei corridoi del settecentesco palazzo centrale dell'Ateneo, dove allora era al terzo piano ospitato l'Istituto di Storia Antica. Gli studenti dovevano preparare gli esami, oltre che sul trattato di storia romana dedicato all'impero romano, naturalmente, sui tre volumi del pensiero storico classico, che per dei diciottenni rappresentavano un'esperienza intellettuale irripetibile. Il mondo antico era considerato nella sua massima estensione e non venivano escluse l'India e la Cina. La storia degli uomini vi appariva come una methodos hilaire, attraverso la quale bisognava individuare una strada per poterla narrare. Lo storico, come Pinelli, era un profeta. Che cosa di più poteva sperare di sentire un giovane pieno di ideali e di aspettative, lanciato alla conquista del sapere? Mauro dunque chiese la tesi al successore di Mazzarino, il professor Mario Mazza, ed ottenne di poterla svolgere su un tema di cui lo stesso Mazza non si era molto occupato e che a Mauro invece stava particolarmente a cuore: l'amministrazione e l'uso della cora basiliche nell'Asia Minore ellenistica, un tema che ha suscitato e ancora suscita grande discussione nella comunità scientifica e di cui si sarebbe a lungo in seguito occupato. Una volta conseguita la laurea a Catania, Mauro vinse il concorso per il perfezionamento alla scuola normale e, stabilitosi a Pisa, si legò profondamente all'istituzione e in modo controverso anche alla città. E tu, Mario, hai detto, cioè qui ci sarebbe proprio da scrivere una sintesi, una silloge dei suoi obiter dicta su Pisa e la scuola.
dico, non tocca a me ora parlare del rapporto di Mauro con la scuola normale e del giudizio che aveva sulla permanenza di caratteri paternalistici di matrice ancora gentiliana, che era ancora gentiliana, all'interno della scuola ancora negli anni 70. Vorrei però segnalare l'atteggiamento di estrema apertura che gli permetteva di frequentare i seminari di Nenci, di Pugliese Carratelli, di Momigliano alla scuola e di Gabba al dottorato di storia antica dell'università. E con Gabba, Mauro, attraverso le sue solidissime conoscenze di epigrafia e storiografia, era uno dei pochi in grado, come dicevi tu stesso, di sostenere il dialogo, soprattutto riguardo alle istituzioni politiche del mondo ellenistico e della Repubblica Romana. Non troppo paradossalmente, il vecchio liberale Gabba, che sarebbe inorridito a sentirsi definire libero, lui era proprio un vecchio liberale, e il comunista Corsaro, sovente convergevano nei loro giudizi sulla base di una visione fondata su un forte senso dello Stato. E io mi ricordo Gabba, che era più alto di Mauro, decisamente più imponente, e Mauro che era un po' più mingherlino, cioè allora, cioè Mauro che alzava il dito e Gabba che gli faceva così, cioè, e poi alla fine poi convergevano su questa necessità che ci sia di considerare l'organizzazione statale, cioè, come un momento fondamentale per la ricerca storica. Se dovesse fermarsi qui il profilo della formazione intellettuale di Mauro Corsaro, sarebbe invero carente. Mancherebbero la vita e la passione che lui metteva nello studio degli argomenti scelti, quell'adesione che rende ancora speciali le sue pagine, rigorose, essenziali e al tempo stesso vibranti di impegno. Corsaro era animato da una passione civile e politica del tutto inusuale ai nostri giorni, quando tra i professori universitari a lettere si è fortunati se, tolti a rivisti, assetati di potere, ricercatori di cariche, si trova qualcuno che è guidato dall'orlandiana, nel senso di Francesco Orlando, passione per il sublime letterario e musica. Siamo fortunati quando troviamo qualcuno che è guidato dall'orlandiana passione per il sublime letterario e musicale. Allora, le radici della passione politica e civile di Mauro sono da identificare negli anni della sua gioventù, vissuti a Mascalucia. Oggi deturpata dalla speculazione edilizia, a cui diede avvio circa mezzo secolo fa l'allora sindaco barone di Sant'Antonio, non dico nel nome, nel cognome, il titolo, dirimpettaio di Mauro sulla piazza della Chiesa Madre. Allora, deturpata da questa speculazione edilizia, Mascalucia invece, sino agli anni 60, era un centro prevalentemente agricolo. Le proprietà grandi e medie vi coesistevano con le piccole, l'arancio, l'olivo e in misura inferiore la vite erano le colture più significative. Dal punto di vista politico, tale situazione si rifletteva nella presenza in paese di una forte sezione del PC che reclutava i suoi iscritti in primo luogo tra i braccianti e che si opponeva in modo drastico alla DC. Collegate rispettivamente ai due partiti, sarebbero state molto attive a Mascalucia l'alleanza Contadini e la Poldiretti. E solo qualche giorno fa ne parlavamo con Turi al telefono. Questo era il mondo con cui Mauro aveva a che fare al paese. La parte da cui stava era chiarissima, il PC e l'alleanza Contadini, e gli scontri con gli avversari politici erano spesso frontali. Da un tale stato di cose, girando verso il passato, è nata l'esigenza di Mauro di indagare le forme del possesso fondiario nel mondo ellenistico, di definire in modo rigoroso la natura della cora Basilichè, temi non proprio tipici della tradizione di studio della storia antica a Catania. Questi erano i temi che in Mauro nascevano dalla sua esperienza personale. Ed è anche nata, appunto, da questo mondo, la sua tendenza, che mi piace molto, a rifuggire dall'uso del termine regni ellenistici, con i suoi termini, con i suoi riflessi monarchico-nobiliari, e a preferire il più hegeliano stati ellenistici. Cioè, questo era uno delle sue, soprattutto negli ultimi anni, una delle sue manifestazioni che ritengo più importanti. Accanto ai lavori lato senso di storia
letteraria, c'è tutta una produzione di Mauro che, pur trattando del mondo greco-romano, poco ha a che vedere con le problematiche microscopiche affrontate tipicamente da molti storici antichi del nostro paese. I lavori di Mauro, piuttosto, discendono da approcci che sono stati caratteristici della storiografia italiana sul mondo moderno e contemporaneo che si suole definire di sinistra, quella storiografia di sinistra degli anni 60 e 70, i termini di impegno e così via. Ad esempio, nell'articolo Ripensando Diodoro, il problema della storia universale nel mondo antico, la riconsiderazione dello storico siceliota non muove da una rinnovata analisi dei rapporti con le fonti da lui utilizzate al fine di mettere in luce il contributo personale, appunto, di Diodoro. La visione di Mauro è fondata invece sulla categoria dell'impegno. Diodoro era cioè per Corsaro uno storico impegnato, aveva un'ottica di tipo intellettuale, anziché quelle famose ricerche che si chiamavano e purtroppo ancora si continuano a fare, si chiamano quelle in Forschung, appunto. Diodoro era cioè per Corsaro uno storico impegnato, aveva un'ottica di tipo intellettuale, di matrice stoica, che lo distingueva da molti dei suoi colleghi contemporanei e che lo aveva portato a intraprendere la strada della storia universale. Diodoro era arrivato a quello perché era uno storico impegnato. Un altro argomento che ha interessato Corsaro fino all'ultimo, ancora all'inizio del 2015 stava lavorando ad un testo su Agatocle, è stato quello della tirannide siceliota. Il suo approccio appare lontanissimo da quello filologico, per esempio, del volume di Luraghi, o da quello, per così dire, genealogico di altri lavori. Egli guardava la tirannide da un punto di vista squisitamente politico, che aveva ben presenti studi e discussioni sul principe di Machiavelli, sulla nozione di egemonia in Gramsci e sulla visione del Partito Comunista come moderno principe e intellettuale collettivo. In piena coerenza con tutto ciò, un aspetto fondamentale della sua indagine è stato quello di sottolineare il respiro internazionale di figure di tiranni sicelioti come Gerone, Dionisio e Agatocle. Come a dire che la tirannide siceliota non è stata un'esperienza provinciale, ma uno dei più importanti laboratori politici dell'antichità che ha posto una sfida fondamentale alla forma della polis. E poi Agatocle era uno dei suoi eroi, oltre a Aristoteles, per essere riuscito a diventare Basileus, nato di uno figulo qual era, come dice il nostro Machiavelli, no? Cioè, per Mauro questa aveva la figura di Agatocle, ha sempre avuto, anche per la sua origine, nato di uno figulo, ha avuto una importanza fondamentale. Vorrei infine ricordare uno degli ultimi scritti di Mauro, apparso tra i saggi in onore di Roberto Osculati, storico del cristianesimo in questa università. Il lavoro, o Economia e Arte del Governo, sul ruolo del re di Persia nell'economico di Senofonte, dà molto di più di quanto è promesso nel titolo. Cioè, è veramente una magnifica tavola imbandita questo articolo. Qui si ha Corsaro al suo meglio, che si muove con padronanza tra pensiero antico e pensiero moderno, e ha perfettamente chiaro, finleianamente, che la realtà e la visione dell'economia nel mondo antico non sono per nulla avvicinabili a quelle del mondo moderno. Nell'economico di Senofonte l'economia è un sapere gestionale, un'arte governamentale, lontanissima dal possedere uno statuto scientifico. Un'arte che può benissimo avere il suo paradigma nell'amministrazione del regno persiano, in cui agli occhi dei greci la sfera privata, l'oikos, e la sfera pubblica, esercito, organizzazione fiscale, si trovavano a essere guidate secondo i medesimi principi. Su questa tematica, che è stata uno dei nuclei di base della sua ricerca, Corsaro sviluppa nell'articolo un discorso di grande incisività, che si conclude con alcune suggestive riflessioni su cosa possa aver indotto Adam Smith nella Glasgow degli anni 70 del Settecento a trasformare l'economia da sapere gestionale, con al centro la casa, come era stato fino ad allora, a una scienza che si occupa di lavoro e della sua divisione sociale. Si apriva così la strada a Carlo Marx.
In precedenza ho accennato allo stile di Corsaro definendolo classico. Ora non c'è tempo per soffermarsi su di esso e soprattutto sugli incipit dei lavori di Mauro. Non così brucianti come quelli di Momigliano, ma pacati e bellissimi, ma pacati e distesi, che in un periodo di una decina, a volte anche 15 righe, rigorosamente ordinato dal punto di vista sintattico, evidenziano i nodi problematici delle pagine successive. Per concludere, ricordo solo un compito in classe di Corsaro al primo anno di università, quando frequentavamo le lezioni di letteratura italiana di Carlo Muscetta, grande studioso del Belli e di Francesco De Santis. Riproponendo il metodo di insegnamento che De Santis praticava nelle scuole napoletane di Muscetta, che sentiva molto questa eredità De Santisiana, era un fautore dei riassunti, allo scopo di, cioè, riassunto è molto meglio di un tema, allo scopo di migliorare le capacità di sintesi degli studenti, e di alcuni di questi riassunti effettuava la correzione pubblica esponendo le ragioni delle proprie valutazioni. Quando ci toccò di riassumere la novella Rosso Malpelo di Giovanni Verga, ad essere scelto per la correzione dinanzi ai compagni fu il lavoro di Mauro. Nel leggere il testo, Muscetta si mostrò molto colpito e ricordo come se fosse oggi il giudizio finale. Sottolineò Sornione, l'andatura latineggiante e dunque più manzoniana che verghiana di alcuni periodi, ma leggendo la sezione in cui Mauro si soffermava sul rapporto protettivo ed educativo nei confronti di Ranocchio, piccolo e malato, che Rosso Malpelo aveva nella cava, Muscetta la definì uno dei più begli esempi di scrittura appassionata a lui noti. Da quel momento e per molti anni a Catania, Mauro non poté scrollarsi di dosso l'appellativo di classico appassionato, che, come si è cercato di mostrare, lo ritrae con una certa accuratezza. È giunto ora il momento del commiato e spero che Mauro non me ne voglia se uso parole non mie, ma di una iscrizione latina pagana da Volsini del V secolo d.C. Sublimes animas nullus putet ire sub umbras, occupat in terris sapiens, sed vivit in astris. Vale as, Mauro.